Sia lodato il Cristo, buongiorno. Oggi è lunedì 6 marzo. Riscattami, o Signore, e abbi pietà di me. Il mio piede è sul retto sentiero. Benedirò il Signore in mezzo all'assemblea. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che conduce i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell'anima, fa che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da impi. Siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi. Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutti Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i delitti che hanno commesso contro di te. Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore nostro Dio, la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di Lui. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, né seguito quelle leggi che Egli ci aveva dato per mezzo dei Suoi servi, i profeti. Parola di Dio. Signore, non trattarci secondo i nostri peccati, non imputare a noi le colpe dei nostri antenati, presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, liberaci e perdoni i nostri peccati a motivo del tuo nome. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, con la grandezza del tuo braccio, salvi i condannati a morte. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre, di generazione in generazione, narreremo la tua lode. Lode e onore a te, Signore Gesù. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita, tuoi parole di vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurata voi in cambio. Parola del Signore. Ci purifichi da ogni colpa, Signore, questa comunione al tuo sacramento e ci renda partecipi della gioia eterna. Conferma, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli e sostienili con il vigore della tua grazia, perché siano perseveranti nella preghiera e sinceri nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discendo su di voi e con voi rimanga sempre. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.